È in corso purtroppo un grande incendio nella cattedrale di Notre Dame. Ci troviamo a Parigi, città capitale della Francia. Le immagini proposte nei diversi social network sono palesi, sono evidenti. Infatti si vede dell'intenso fumo bianco che esce dal tetto della cattedrale, ma anche nero che si è alzato dal centro di Parigi, visibile in gran parte della città. Dalle prime indicazioni raccolte sembra che l'incendio si sarebbe sviluppato da una impalcatura presente sul posto per lavori di restauro. I turisti ovviamente si sono messi in fuga dalla cattedrale stessa dopo aver assistito ad una situazione del genere. In buona sostanza sarebbe collassata la guglia principale della chiesa, il fumo visibile da tutta quanta la capitale Parigi, centinaia le persone che attonite sono radunate nelle zone intorno proprio alla cattedrale. Al momento l'incendio sembra fuori controllo, come gli stessi soccorritori ci hanno illustrato attraverso le foto che sono presenti qui nel web. Le fiamme sono divampate a Notre Dame, hanno raggiunto la volta della cattedrale, il monumento storico più visitato dell'Europa, il continente in questione. Evacuazione in corso. Un ampio perimetro di sicurezza è stato disposto proprio dalle forze di sicurezza. I pompieri sono intervenuti sulla cattedrale in fiamme, hanno confermato l'incendio che probabilmente è legato a lavori di ristrutturazione in corso, quindi non attentati, non atti di terrorismo, ma per il fatto che sarebbe legato, ripeto, a lavori di ristrutturazione. Grazie a tutti, un video breve per una notizia importante, comunque vi va data. Nulla di terroristico, grazie a un saluto.